Attacco te da qui. No! Xinko, questa non me la dovevi fare. Xinko, questa non me la dovevi fare. Questo li devo uccidere per forza, quindi vai. Ma no, che sto facendo ancora Sumia? Cioè, Sumia. Che poi nella mia classe c'è una ragazza che si chiama Sumaya, quindi potete capire ogni volta che la chiamo, tipo dico: ehi, Sumia! E tipo dice: che cazzo vuoi? Bene. Ho ottenuto l'attaccaim, adesso lo mandiamo lì. Appunto, avevo cosa che però non ci arrivava, quindi sì, non è. Uso un po' il giavellotto, dato che sei di livello un po' basso, adesso che ricordo. That was amazing! Sumia! Bel level up, Sumia! Forse ora riuscirò a fare bene qualcosa. Dipende da cosa vuoi fare per bene. Allora, qua chi c'è? Facciamo così. Te attendi qui. Te ti avvicini. Te non dovevo portarti. Cosa tu avanzi qua? Tu avanzi qua. Loro hanno già una curatrice, quindi tu vai con Xinko e compagnia bella. No, tu vai qui e poi dopo faccio lo switch e te ti mando su. E te vai a dare una mano a Xinko perché da solo non può fare. Chi sono questi quei miserabili ladri? Cosa sono. Come sono giunti sul nostro campo di battaglia? Lo perlustrano in cerca di gioielli e poi scappano come topi. Puh! Ci occuperemo dopo di loro. Prima pensiamo agli isliani. Gli isliani. Gli isliani. Ilissiani. Mamma mia. Un nome più semplice, no? Allora. 14, ecco appunto. Però almeno ti mando KO. Over already? È già finita? Appunto. Per fortuna questo mi sembra che sta 2 turni fermo, o forse 3, se non ricordo male. Il problema è che qua si sta ammassando il mondo e intanto questo qui scappa. Quindi potete capire che è un po' problematico. Io avrei bisogno di vedere quanto mi consumano gli altri. Dannazione. Allora, Gregor, tu vai avanti per di qua. Tu ci arrivi. Facciamo così, ti metto qui, attendi. E te, da qui, la curi. Non chiedetemi come fa a curarla se c'è uno spazio enorme tra loro. Te ti metti qua. Poi, allora, te attentissima perché se ci muori proprio rage quit immediato. 21, qualcosa di più preciso che lo uccide. Spada d'acciaio. Bisogna di far rifornimento d'armi. Bene, l'oro l'abbiamo ottenuto, quindi dopo possiamo fare rifornimento d'armi. Allora, lì c'è il coso. Quanto coso? Quindi, mi avvicino. Te vai qui. Bisogna di un supporto, quindi ti metto qui con equipaggiato l'ammazza bestie, dato che sicuramente ti attaccherà. Poi, qua iniziano i problemi. Allora, da notare che poi dopo i nemici iniziano anche ad avere le armi d'acciaio che fanno male e tanto. Spada d'acciaio. No, forse ce l'avevano già dal capitolo precedente, ma. Boh, non. Di solito non guardo tanto le armi. Cioè, guardo quelle pericolose, ma tipo armi normali. Non le guardo, non gli do tanto peso. Facciamo così. Allora, te hai una lancia. Quella
Quindi sei pericoloso per il mio coso. Non ti sciotto. Non ti sciotto. Te però mi contrattacchi, te invece no. Ho fatto una cazzata di nuovo. Sapete perché ho fatto una cazzata di nuovo? Per il semplice fatto che con Wakey avrei potuto attaccare... Posso ancora attaccarlo, ok? Quindi no, non ho fatto una cazzata. Bene. Wakey, sale di livello! Wow, Wakey è già a livello 15, minchia. Ok. Tu ti metti qua per ripararti. E te, dato che ci sei, ti metti in quello spazio lì. Perdonatemi, signori. Non sono più sicuro che sia giusto braccare queste persone. Accetterò la punizione che riterrete necessaria. Ma dopo ciò che è successo... Come osi contraddire gli ordini del tuo generale? Sai bene che la punizione per i disertori è la morte. Ma signore... Questa gente è... Non sta a voi a valutare le decisioni, ragazzo. I soldati non giudicano, i soldati devono eseguire gli ordini. Non ho intenzione di combattere, signore, anche se questo significa morte certa. C'eri anche tu durante il discorso di Emerin, vero? Bene, come vuoi, quelli che non vogliono combattere si ritirino. Ma non è mia intenzione abbandonarvi, signore. E io non posso disobbedire al re, ragazzo. Ucciderebbe mia moglie e mio figlio per dare una punizione esemplare. Mi assumerò la colpa delle tue azioni. Vai, ora. Aspettate, generale. Forse la cosa giusta da fare è rimanere al vostro fianco. Bene, sei un bravo soldato. Dobbiamo per forza ucciderli. Dobbiamo per forza farlo. Bits, please. Questo è mirare. Come mi aspettavo, fortunatamente non mi fa tanto. Il problema adesso è quella il cavaliere viverna che c'è lì. Se Chrome fa un bel level up, non mi preoccupo. Non c'è più bisogno di preoccuparmi, ok? Nessuno può fermarmi oramai. Perché continuo a dire oramai se c'è scritto ormai? Scure! Mancato! Ascia d'acciaio, mancato! Ah, è così preferisci fare il codardo, eh? Ma tanto ci muore adesso. Bastardo, anche lui vuole fare il codardo. Ah, mancato. Ecco che inizia a muoversi, allora. Io ho bisogno di prenderlo, qua chi c'è? Perché non riesco a prenderlo. Cioè, riesco a prendere quello col sigillo supremo, ma molto probabilmente non quello con la veste angelica. Ed è un peccato perché la veste angelica ti aumenta di 5 i punti salute. E beh, è una buona cosa, no? Allora, dato che sei più indietro, ne approfitti per ucciderlo. Magari non con la lama letale, perché è meglio se la risparmiamo. Utilizza la rama di Roy, che è il nostro... Roy is our boy. Allora, iniziamo a farti danni. Allora, perfetto, basta soltanto Noi se non missa. Dai, 8%. 8%. Perfetto, perché aveva l'8% di possibilità di mancare, ma allo stesso tempo aveva l'1% di possibilità di fare un triplo. Testa l'ha attaccato. Quello non lo possiamo raggiungere. Cioè, io ho 5 di movimento e lui anche lui ha 5. Lui si muoverà qui e scapperà. Quindi no. Oh, ma ci provo. Aspetta, da qui proprio 1, 2, 3, 4, 4, 5. Non ci arrivo nemmeno, quindi... A questo punto preferisco dare rinforzo qui. Te ti sposti e ti metti qui. Allora, qua. Vediamo un po' te all'opera. Mamma mia.
Dai, giusto per farti un po' di danni. Boom! No, potevi fare un altro triplo, no? Allora, te che sei a livello più basso, vai con un bel giavellotto. Che... Oh mio Dio. Non mi sono ricordato che avevo la scure. Level up! Oh, non male. Che poi più mi capitano level up di tipo 4 statistiche, più ho voglia che dopo i level up buoni siano quelli con 5 statistiche e dopo sapete troppo. Allora, con la mazza bestia che dovrebbe... a tavolo hanno detto. Sì, adesso arrivo. Sì, arrivo. Sì, arrivo. Che cosa poco professionale il mio canale. Io ho bisogno di... Te però mi attacchi da lontano, sei proprio un basso. 17 per 2, sì. Se non misso, posso ucciderti. Vai, Tarja. Bene, hai missato ma dopo hai fatto un triplo, quindi... Non male. Allora, devo smettere con questo. Allora, ecco, di nuovo. Lancio letale. Oh, ha fatto Tarja triplo e non te che hai la lancia letale. Ha già raggiunto A, non male. Allora, te ti attacco da lontano così evito di prendere danni. My power is yours. BAM! Non so perché, ma il triplo di Libra non è nulla di speciale, però mi piace, cioè, il fatto che carica l'ascia, la alza, la prende a due mani, proprio scarica tutto il peso contro l'avversario, mi piace. Mi piace. No, questo è la scura, quindi anche se lo attacco da lontano non cambia nulla. Sto iniziando a finire i colpi di quest'ascia di ferro. Bene. Qua abbiamo rispolverato tutto. Te fai così. Strumenti. Equipaggia l'Odissea. Così siamo sicuri che non ti attaccano perché... Hey! Ho l'Odissea addosso! Do you really want to fight me? Bene. I cover you. Sì, arrivo. Giusto questa roba qui. Oh. Wakey le schiva tutte. Tutte le sta schivando. Aia. Ok. Finché schiviamo va bene. Bene. Ha detto che chiamerei rinforzi. Infatti adesso inizieranno a spuntare nemici a random. Però, come appunto detto, basterà uccidere Mustafa per finire il capitolo. E adesso infatti devo andare a mangiare. Faccio una pausa e finiamo il capitolo. Il vostro youtuber preferito è tornato! Allora, ho deciso che da oggi in poi registrerò i capitoli tutti in una volta. E poi dopo, successivamente, mentre li renderizzo, li divido. Cioè, li separo. Quindi, come stava la situazione? Ah, sì. Sto coso mi ha crollato e non se n'è andato. Poi, so per le cose come vanno. Te hai bisogno di cura. Poi, subito contro quella viverna perché... 13 per 2 fa 26. A questo punto mi sa che mi conviene fare con te di nuovo. 18 per 2.